Guardiamo oggi una variante di squat che Antonio Gorga, che è qua con noi, ha utilizzato nella preparazione dei trials, degli ultimi trials 2019, che ha vinto con una gara eccellente e che gli ha dato parecchie soddisfazioni. Lo squat con gli elastici. Antonio, quali sono i quattro punti che mi dicevi prima per cui questa variante ti ha dato molto? Allora, prima di tutto utilizzavo questa variante come seduta rigenerante dello squat. Non era la seduta fondamentale, naturalmente, però mi dava uno stimolo in più per allenarmi, anche grazie alle multi squat che facevo settimanali, però mi permetteva di poter spingere fino alla fine mantenendo un carico medio-basso senza addormentare l'alzata. Quindi ti ha insegnato, ti ha dato l'input di spingere continuamente contro il bilanciere senza fermarmi durante la fase di arrivo, che è il momento in cui tutti generalmente tendiamo a mollare. E correggimi se sbaglio, ti ha aiutato ad avere una linea di spinta ben precisa, perché l'elastico tira in un punto e tu devi andarci contro. Proviamo a vedere, fai tre ripetizioni. Fondamentalmente è uno squat normale, semplicemente che avrete una tensione extra che si va ad aggiungere in particolare nella parte finale, nella seconda parte dell'alzata, perché in questo momento gli elastici tirano un tot di chili. Quando arriva giù in buca l'elastico, guardate, smette di tirare e riprende quando sono nel pieno dello sticking point. Questo permette di arrivare in buca con un carico più leggero, avere una schiena meno sotto pressione, poter lavorare sul mantenere le curve fisiologiche e dare questo input di accelerazione al bilanciere. Infatti, se diamo un'occhiata esternamente al suo squat che ha fatto in gara, non è solo una questione di condizione fisica che era ottima, ha fatto veramente una gara splendida, ma anche una qualità del movimento. Eri più sotto, possiamo dire. La capacità di gestire un alto carico e di essere sensibile al carico, nel senso che l'alzata era pesante, ma la capacità di gestione mi era stata imposta dal programma, dalla programmazione. E questo è l'obiettivo di un gran bel programma.